Il piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli enti locali propongono ogni anno l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale. La FLG-CGL dice no al piano di dimensionamento scolastico voluto dal ministro dell'istruzione Valditara e lo ha affermato a Crotone durante un seminario voluto dal sindacato stesso insieme all'associazione Proteo presso il museo di Pitagora, dove era presente la segretaria nazionale FLG Calabria Gianna Fracassi. Che impugneremo il decreto. Noi non accettiamo una riduzione delle istituzioni scolastiche autonome che ha questa portata e questo impatto soprattutto nel mezzogiorno. Stiamo parlando in alcune regioni quasi di un quarto di autonomie tagliate. I numeri sono molto molto rilevanti. Penso proprio perché si sta discutendo di dispersione, di presenza della scuola nel territorio, questo provvedimento sia profondamente sbagliato. Tanta retorica, tante chiacchiere, poi allo stato dei fatti si tagliano le scuole. E sul personale ATE invece la segretaria nazionale ha aggiunto. Noi il confronto a livello nazionale non l'abbiamo avuto, c'è stato comunicato questo taglio, il decreto ha già superato, diciamo, le certificazioni e i controlli, quindi per quanto ci riguarda arriva tardi a livello nazionale. A livello territoriale su cosa ci dovremmo confrontare? Su quali scuole tagliare? Cioè questo è il livello di confronto. Avremmo gradito che le regioni, soprattutto le regioni del sud, prendessero la parola, alcune l'hanno fatto se devo dire la verità, prendessero la parola per dire no, questo intervento rischia di minare la presenza delle istituzioni scolastiche nel territorio. È sbagliato, non lo facciamo. D'altro canto non si è trovato neanche il concerto in conferenza unificata, quindi questo significa che qualche problema c'è. Vi è ancora il problema irrisolto del precariato, così come gli istituti scolastici non a norma e con poca sicurezza. Sembra una storia vecchia che si ripete, però purtroppo questi sono i dati, noi non ci possiamo fare niente. Secondo le nostre stime ci saranno oltre 200.000 precari tra docenti, personale ausiliario tecnico amministrativo. C'è un tema, un'emergenza che riguarda il sostegno, perché più della metà di questo numero sono insegnanti di sostegno. E c'è una sordità, direi, del Ministero rispetto anche alla programmazione dei nuovi corsi, per esempio su sostegno, e quindi alla necessità di trovare tutti gli spazi per poter favorire la specializzazione degli insegnanti. In generale poi, come dire, è un cane che si morde la coda questo dei precari, perché se io non metto a ruolo tutti i posti che ho, evidentemente avrò sempre un tempo determinato su quei posti. Ecco, una parte di questi numeri che ho citato sono esattamente posti su cui non si possono fare le immissioni in ruolo perché banalmente non vengono considerati strutturali. Peccato che questa non strutturalità in Italia duri da alcuni decenni, quindi sono le famose cose temporanee che poi diventano definitive, no, nel nostro paese. Non fa differenza in questo caso la condizione di precarietà e il fatto che abbiamo una bolla di organico di fatto che non viene mai stabilizzata. Hanno fatto discutere ultimamente i test di medicina venduti a 20 euro su Telegram e abbiamo chiesto alla segretaria nazionale FLC-CGL se sia opportuno eliminare i test di medicina per l'ingresso in facoltà con un numero aperto. Noi siamo favorevoli all'abolizione del numero chiuso. Riteniamo che proprio perché abbiamo una condizione, tra l'altro, rispetto al numero di laureati non soddisfacente per un paese manifatturiero come il nostro, non penso soltanto a medicina, io penso in generale a una revisione profonda del numero chiuso, io credo che sia arrivato il momento di farlo. Tra l'altro a valle della
della pandemia, ricordo, tutti si levavano le grida, non manzoniane, ma le grida rispetto al fatto che non avevamo né infermieri a sufficienza e né medici. Voglio ricordare a tutti che abbiamo dovuti persino importare. Allora, forse sarebbe stato utile, noi l'abbiamo chiesto, che in quella temperie si potesse anche fare una revisione del numero chiuso. Allora, io non penso a una, diciamo, a un'operazione senza regole. Io penso che si possano trovare regole per finalizzare il numero chiuso ai reali fabbisogni del paese. Poi c'è un problema, questo lo voglio dire, che a fronte di questo quadro c'hai comunque una condizione sul versante degli investimenti in sanità che è di riduzione, l'abbiamo visto nella scorsa legge di bilancio, cioè qui abbiamo ancora da pagare i debiti del Covid, si annuncia purtroppo una ondata che speriamo abbia caratteristiche diverse, però il dato è questo. E nel frattempo però non siamo neanche a livello della media OCSE sugli investimenti in sanità. Ecco, c'è qualcosa che non torna. Io credo che su questi temi non si possa proprio fare risparmio, ma si debba investire.